90 Special, il nuovo programma con Nicola Savino, anticipazioni. 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino. 90 Special è il nuovo show condotto da Nicola Savino in onda da gennaio 2018 su Italia 1. Le informazioni a riguardo sono scarse, ma il nome del programma è esplicativo: si rivivranno i mitici anni 90, i tormentoni e le mode che hanno animato il magico decennio. Nello spot di lancio dello show Nicola Savino, seduto alla scrivania in giacca e cravatta, annuncia: "Ho deciso di scendere in campo per rivivere insieme a voi le emozioni di quegli anni fantastici", riprendendo in chiave ironica la celebre espressione utilizzata da Silvio Berlusconi nel discorso del 1994. Nella promo dello show Nicola Savino fa inoltre riferimento a Mai dire gol, Tonio Cartonio, il karaoke, veri cult degli anni 90 che ci aspettiamo di ritrovare nel programma. Il passaggio a Mediaset di Nicola Savino. Risale a maggio la rivelazione del passaggio di Nicola Savino da Rai a Mediaset. La notizia ha stupito tutti considerando le diverse conduzioni portate avanti su Rai 2, come le quattro stagioni di Quelli che è il calcio. Fin da subito era stata annunciata la sua partecipazione alle Iene, nelle vesti di presentatore al fianco di Nadia Toffa e Matteo Viviani, in onda la domenica in prima serata su Italia 1. Si era poi parlato di un progetto segreto che potrebbe proprio riguardare la conduzione del nuovo show 90 Special. Il passaggio di Savino a Mediaset è in realtà un ritorno verso le reti televisive in cui ha mosso i primi passi della sua carriera. Chi è Nicola Savino? Nato il 14 novembre 1967 a Lucca, Nicola Savino è uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico italiano. La sua carriera inizia nelle radio locali per poi continuare ancora oggi su Radio Delle. In televisione diventa prima autore di programmi, come il Festival Bar, successivamente si dedica alla conduzione di diversi show, primo tra tutti Colorado. Nicola Savino si contraddistingue per la sua allegria, ma in una recente intervista a Verissimo ha svelato per la prima volta il suo lato sensibile, segnato da un'esperienza traumatica.